Oggi abbiamo un Mercedes GLC del 2016 e andremo a vedere come sostituire i filtri dell'aria condizionata, quindi i filtri abitacolo. Ce ne sono due, uno qui all'esterno e uno all'interno. Procediamo. Prima operazione, ci portiamo al lato destro dell'auto e andiamo a staccare questi due gancetti, semplicemente girandoli di 90 gradi. Una volta ruotati, possiamo liberare questa plastica, l'alziamo e la tiriamo verso di noi per accedere appunto al filtro dell'aria abitacolo. Successivamente andiamo ad alzare il filtro e mentre lo alziamo andiamo a premere questa aletta laterale che è presente al lato appunto, una da un lato e una dall'altro. Una volta fatto questo, il nostro filtro è libero, possiamo alzarlo e sostituirlo. Lo togliamo dalla sua sede. E andiamo a prendere quello nuovo. Facendo attenzione a rispettare la freccia, quindi l'aria deve passare ovviamente in questo senso, andiamo a posizionare il nostro filtro. In questa maniera. Una volta al suo interno lo andiamo a rimettere nella sua sede. Andiamo quindi a riposizionare questa cover per poi passare alla sostituzione del filtro interno. Ci portiamo al lato passeggero, illuminiamo l'area dove dobbiamo lavorare, che è qui sotto al cruscotto, andiamo a svitare questa vite Torx. E poi tiriamo il pannello perché è fermo da alcuni ganci. Ci sono delle clip, quindi basterà mettere le mani dietro e il pannello verrà via. Ecco qui, in questa maniera. Una volta fatto questo, tiriamo il pannello a noi, viene via. Ecco qua. Sganciamo la luce, sganciamo questo qui e rimuoviamo il pannello. Ok. Una volta rimosso il pannello, andiamo quindi a fare questa operazione. Slidiamo verso destra e abbassiamo il nostro filtro, così lo prendiamo e lo tiriamo via. Ok, parte tagliata andrà verso destra, lato ruota. Buttiamo via il vecchio filtro, prendiamo quello nuovo e lo andiamo a inserire. Ok, riprendiamo questo, lo mettiamo sotto in questa maniera e poi slidiamo a sinistra. Perfetto. Abbiamo cambiato anche il secondo filtro, adesso rimontiamo il pannello. Colleghiamo questo alla luce. Dopodiché alziamo il pannello e andiamo a riposizionarlo. Passiamo la moquette sopra. Riattacchiamo le clip così e rimettiamo la Torx. Voilà, abbiamo cambiato i filtri dell'abitacolo del nostro GLC. Per altri video, sempre su GLC, per cambiare il filtro dell'aria, il filtro dell'olio e l'olio del motore, e anche come installare una retrocamera, iscriviti al mio canale e vai a guardare perché ci sono i video, li trovi anche linkati in descrizione.